Emozionino, la compagna che mi ha preceduto ha detto le cose che ho detto anch'io, quindi la ringrazio per l'intervento. Io sono della condizione, noi siamo nella condizione opposta a quella che descrivevo prima, cioè noi non dobbiamo ancora votare, quindi dobbiamo capire che effetto ha sul livello locale l'esplosione del Movimento Grillo che è arrivato appunto con le ultime elezioni politiche. Che effetto fa nel senso che le elezioni locali sono molto diverse a livello nazionale e gli elettori, no, così come gli attivisti del Movimento 5 Stelle, li conosciamo un po' di più, cioè non è una massa di parte indistinta, li conosciamo. Sappiamo in parte, cerchiamo anche di capire in parte perché votano. E anche perché, essendo significato questo tsunami, uso lo stesso termine di Grillo, altre feste civiche si organizzano, si stanno organizzando sulla falsariga di Grillo, cioè ci sono un sacco di imitatori di Grillo che agiscono esattamente su quel filone che diceva prima la compagna, cioè il rancore. Il rancore è molto forte, è la stessa cosa che probabilmente tempo fa ha fatto scattare l'adesione a un movimento come la Lega. Che si sentiva, quegli elettori, quegli attivisti si sentivano defraudati in qualche modo da qualcuno, trovavano un nemico, questo nemico era in quel caso era Roma, la casta, ma anche in questo caso è Roma e la casta. Poi la casta è più diffusa, più generalizzata, è un discorso più complesso. Io stamattina ho sentito alcune cose che condivido molto, per esempio il ragionamento che il Movimento 5 Stelle sia un supermarket. Cioè il tema è che qualcuno entra, in realtà quando entra non ha neanche la lista della spesa, probabilmente, la maggior parte di loro, entra, non sa bene cosa comprare, trova dentro un po' tutto quello che vuole e quando esce ha una risposta, cioè ha trovato chi in qualche modo gli fornisce una risposta per il suo problema individuale. Vi faccio un esempio, noi stiamo lavorando per la lettura della composizione del programma che presenteremo appunto le elezioni amministrative e per farlo abbiamo letto anche il programma del Movimento 5 Stelle che era già pronto. E lo abbiamo letto e ci ha veramente sorpreso perché in altri tempi ci avrebbe fatto ridere, ora non ci fa niente ridere ovviamente. Perché ci avrebbe fatto ridere? Perché è una sequenza di richieste quasi individuali, cioè ci sono un sacco di cose che riguardano veramente sette o una delle persone piccolissimo, una di fianco all'altra, una talvolta anche in contraddizione con l'altra, la cosa che ci avrebbe fatto ridere di più in realtà è che 2/3 delle cose che sono scritte il comune le fa già. Quindi ci sono delle richieste di cose che sono già state fatte, come se il programma non fosse stato fatto da cittadini che vivono la città, ma fosse astratto. Cioè queste cose sono quelle che ci muovono e noi le chiediamo. Nello smontaggio appunto di questo programma. Ci siamo appunto accorti di questo, di una cosa che mi ha detto stamattina nelle relazioni, che è la dimostrazione proprio che si lavora su uno a uno. Non c'è nessuna richiesta non voglio parlare di classe o di corte, ma comunque di gruppo, ma c'è bisogno delle richieste di persone, di quelle persone che appunto nella loro solitudine hanno bisogno della risoluzione del loro problema, o comunque del problema che impatta di più nella loro vita e che può essere è un problema che si inquadra con la problematica generale, il lavoro piuttosto che appunto delle fatiche della crisi, ma anche invece un problema banale che ci ha fatto arrabbiare verso qualcuno che si somma a una serie di disagio a cui non sa bene dare un nome e che appunto individua in quell'unico problema, in quello specifico problema, un motivo appunto per essere arrabbiato e per cercare questa risposta. Allora, cosa fare? Ripeto, lavorare sul territorio forse conosco meglio anche le dinamiche. Il Movimento 5 Stelle locale si comporta come quello di Prato, cioè non fa manifesti, non fa volantini, non fa quasi nulla di attività, ha messo in piedi una cosa che chiama Fiumana Tour, che passa nelle reti sociali, raduna i loro attivisti perché c'è poco altro, oltre agli attivisti in questi incontri. E però ovviamente è accreditato di un buon successo. Io penso che una fetta di quell'elettorato lì, ovviamente, c'è cioè, l'elettorato nostro, e penso che sia una fetta piccola, scusate se dico questa cosa che non è forse molto popolare, penso che ci sono alcuni che votavano nella fondazione, che votavano a sinistra, che non sono aderenti al
al progetto che era la Fondazione Comunista, ok, adesso, ma lo era secondo me per le tre stesse ragioni, perché intercettavamo quel bisogno e quella risposta, mentre invece ci sono persone che hanno perso probabilmente la speranza e quindi si rivolgono a qualcosa che possa rovesciare il tutto. Io non credo che i 5 Stelle siano antisistemici, come c'era prima Davide, penso che siano assolutamente infrasistemici, che devono a conservare lo stato delle cose presenti in un modo diverso da quello che abbiamo conosciuto. Chiudo perché non voglio togliere spazio, solo per dire che io credo che dobbiamo lavorare moltissimo anche al basso, perché il problema di Grillo è un problema nazionale, ovviamente. E senza Grillo il Movimento 5 Stelle probabilmente non esiste, non in questa forma che noi lo conosciamo. Quindi non possiamo risolvere sul territorio o dal basso. Chiaro che dal basso dobbiamo lavorare sul elettorato. Questo sì, dobbiamo capire come fare di nuovo ad essere credibili, ascoltati, a trovare il modo di intercettare queste persone, di parlare un linguaggio loro consono. Dicevo che la campagna del progetto è esattamente le cose che penso, cioè chi è arrabbiato, chi è rancoroso ha le orecchie chiuse, non vuole sentire spiegazioni complesse. Allora cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo copiare il libro, no, dobbiamo cercare di capire, lo chiedo a voi, lo chiedo a Maggio, in particolare ho capito tutto, come fare a semplificare dei concetti complessi senza perdere la nostra anima, il nostro contenuto, il nostro progetto, ma renderci appunto comprensibili ad una massa che a un certo numero di persone che possa comunque interloquire con noi, altrimenti temo che continueremo a subire pesanti sconfitte che abbiamo fatto appunto in quest'ultimo periodo per i luoghi nostri, ma anche soprattutto perché il contesto è sicuramente ostile al nostro modo di fare politica. Quindi interrogiamoci su questo.